Il Monza è finalmente tornato a vincere, ma questo non significa che il periodo negativo è finito. Battuto il Verona con risultato di ben 3-0, soprattutto anche grazie al portiere Turati che ha salvato di tutto e appunto evitato un possibile capovolgimento della partita. A segno soprattutto il veterano Dani Mota con una doppietta, veterano perché veste la maglia del Monza da ormai da lontano gennaio 2020, quando era arrivato in prestito con il diritto di riscatto dalla Juventus Next Gen, e che adesso è il pioniere e appunto il risollevatore in a Maldini di questo Monza, e su cui sulle sue spalle ci sono le speranze di un club brianzolo molto molto in crisi, perché oltre alla vittoria di ieri sera, l'ultima vittoria in campionato del Monza è datata ben 16 marzo contro il Cagliari, con una vittoria di misura con risultato di 1-0 con gol di Maldini. Quindi ciò non significa che il problema è solamente Nesta, anche se secondo me è un problema abbastanza grande, ma anche negli ultimi mesi di Palladino riusciva a tenere insieme la squadra. Sono segnali allarmanti di un Monza che nei primi anni in Serie A ci ha fatto capire che lottava tranquillamente per la metà classifica, ma che adesso invece quest'anno potrebbe rischiare veramente grosso, e la vittoria di ieri sera non significa che è tutto finito, ma solamente un punto di risveglio, ma adesso bisogna vedere se questo risveglio sarà definitivo o provvisorio.